Perché? L'ha conosciuto? Sì, siamo pure andati al cinema ieri sera, tutti e tre insieme. Ah, insomma, ci si può parlare. Beh, mi fa piacere per lei. Oscar! Oscar, al telefono, c'è una chiamata per te. Scusi, eh. Pronto? Chi parla? Sì, sì, mi dica. Signor? Signor? Signor Ana Farian? Ok, sì. Sì. Sì, signor Ana Farian. Sì. Oh, certo, certo. La ringrazio. La ringrazio molto. Senza rancore? Senza nessun rancore. Ana Farian, mi chiamo Ana Farian. Vorrei incontrarla, se è possibile. Diciamo che avrei da affidarle un'indagine, se vogliamo chiamarla così. Ana Farian, mai sentito nominare. Mi aveva detto che abitava in una villa dietro le dune del Fosso dell'Asino ai margini della Pineta. Una gita al mare non mi dispiaceva. E lui non aveva battuto ciglio quando avevo detto 50.000 al giorno più le spese. Ero io che ero in anticipo. In un primo momento avevo pensato a un bidone. Non sarebbe stata la prima volta. Ma uno che in casa aveva un campanello simile non poteva darmi un bidone. Avevo il tempo di fare due passi in riva al mare. Lo sentivo dietro la casa. Guarda com'è gonfio. Largo, largo, fatevi un poco indietro. No, per favore, aria, circolare, via. Sì, vieni. Scrivi tutto, metti a verbale. Ora, luogo, posizione del corpo, eventuali segni, eccetera, eccetera. Ehi, De Falco, cos'è successo? Ah, sei tu. Niente, niente. Normale amministrazione, un morto di stagione, un annegato. Ma tu non sei vestito un po' pesante per una gita al mare? No, è soltanto una gita di lavoro. Non posso andare dai clienti in costume da bagno. Trovi clienti da queste parti? Sì, è un tizio che abita qui, un certo Ana Farian. Uno che parla in un modo buffo. Speriamo che paghi. Ne dubito,
Perché dici così? Il lavoro non mi va poi così male. E se questo Anafarian mi fa perdere tempo, me ne vado subito. Non sono venuto giù con l'ultima pioggia. Tu lo conosci? Mai visto. Ho suonato a casa sua proprio 10 minuti fa. Non c'era. Ma sono arrivato in anticipo. In anticipo? Allora sei proprio venuto giù con l'ultima pioggia, amico mio. Se i tuoi clienti fanno tutti così. Ma come? È lui? Ecco perché non m'ha aperto. Da De Falco ero riuscito a sapere qualcosa di più. Che Anafarian era un critico cinematografico, che era di origine russa, che si curava una forma di eczema, che aveva la mania di fare il bagno all'alba. Ma tutto questo a cosa mi serviva ormai? C'è modo e modo di perdere un cliente, ma stavolta avevo battuto ogni record. Buongiorno, è lei quello che chiamano il giudice? Ecco, veramente io stavo sognando qualcosa di meglio. Eh sì, sono proprio io. E sono il giudice. Molto piacere, notaio Carocci. In che cosa posso esserle utile? Di preciso non lo so nemmeno io. Il fatto è che abbiamo un cliente in comune. Di chi si tratta? Lei conosceva l'illustre storico e critico del cinema Vladimir Miroslav Anafarian? Chi? Quello che ha negato una settimana fa. Guardi un po' questa lettera. È indirizzata a lei, è di Anafarian. Non capisco. Se è per questo, neanche io. Ma sono ansioso di vederci chiaro. Anafarian me l'ha spedita circa 10 giorni fa, con la raccomandazione di consegnarla a lei se gli fosse accaduto qualcosa di grave. Un tipo previdente, questo Anafarian. Ma forse non lo era abbastanza. Sì, era un tipo strano di sicuro. Sa come sono fatte queste persone che dedicano tutta la loro vita a qualcosa. Anafarian era un maniaco del cinema. Ricordo che un giorno mi disse: caro notaio, solo il cinema esiste. Legga, la legga anche lei. Caro giudice, se a lei capiterà di leggere questa lettera, vorrà dire che a me sarà capitato di peggio. Io godo di ottima salute e detesto la banalità degli incidenti. Se sono passato a miglior vita e al momento in cui le scrivo non posso sapere come, si è trattato sicuramente di un omicidio. Lei vorrà sapere perché mi rivolgo proprio a lei per scoprire il mio assassino. È perché la considero un amico del vero cinema e pertanto amico mio. Si ricorda quando, in qualità di magistrato, lei fece sequestrare e mandare a rogo quell'ignobile film che si chiamava Ultimo Cha-Cha-Cha a Bogotà? Da qui la mia stima e la mia amicizia. Ma perché il mio assassinio? Un gradino della mia scala a chiocciola segato, acido muriatico nel mio whisky preferito, veleno per topi nella zuccheriera, le sembrano coincidenze queste? So già che il notaio Carocci le dirà che ho visto troppi film. Ma c'è sempre un film che non si fa in tempo a vedere. Quello della propria morte. Questo compito spetta a lei, mio caro giudice. Al notaio Carocci ho affidato un'altra busta. Essa contiene il bene più prezioso che ho posseduto in vita. È suo, se scoprirà chi mi ha ucciso. Accetta? Distinti saluti. Allora che fa? Accetta? Sono così a corto di clienti che mi dovrò accontentare di un morto. E allora? Ma come? Possibile che tu non capisca? Sono microorganismi rotondi con una presenza di sali minerali e di cloro. Guarda. Se non ti basta, posso aggiungere tracce di detersivo. Vuoi sapere anche la marca? Tutto questo era nei polmoni di Anafarian. Esatto. E per quanto il mare fosse inquinato, i conti non tornano. E adesso le deduzioni facili
Falle tu. Se ho capito bene, mi stai dicendo che Anna Farian è morto annegato in una banale lavatrice. Una lavatrice, un lavandino, una vasca da bagno. Io non lo so. So solo che è successo in acqua dolce. Il sale ce l'avrà messo qualcuno, neanche tanto furbo, che l'ha preso da un comunissimo barattolo di cucina. Mi pare sensazionale. E lo è. Però tientelo per conto tuo. Non farai mica riesumare il cadavere. Non mi vorrai vedere per caso in mezzo a una strada. Stai calmo, io ti ho solo chiesto un favore e tu me l'hai fatto. Allora, buon rendere, ci vediamo, eh? Ciao. Ciao. Scusa. Signorina, quella telefonata l'ha fatta? Sì, dottore. Bene, non voglio essere disturbato per nessuna ragione. Dai, dimmelo ancora. Come, cosa, quello che mi dicevi prima? Questo naturalmente è solo un compromesso, anche se temporaneamente è valido a tutti gli effetti. Ecco, la firma lì sotto. Bene. Anche a lei, signorina Nafarian. Porco. Prego. C'è il notaio? Sì, ma in questo momento è molto occupato. Oddio, quante firme, ho la mano stanca. Si consoli pensando a quante ne dovrò mettere io dopo. Stia tranquilla, signorina. La villa di suo zio è in buone mani. Finalmente potremo realizzare un piccolo sogno della nostra vita. Cosa? Un locale notturno? Ma che locale notturno? Una cattedrale, un tempio. Ma signore, non si può! Mi dispiace entrare così, ma c'è un motivo. Ah, è lei, dottor Moreno. Venga, venga, ho quasi finito. A proposito, signorina Nafarian, Oscar Moreno era un vecchio amico di suo zio. Le mie condoglianze, signorina. Quando penso che non lo rivedremo più, io... Sa, io l'ho conosciuto così poco. Mi parli di lui? Io non saprei da che parte cominciare. I suoi scritti parlano per lui. Ben detto. Chi potrebbe dimenticare il rigore morale e culturale di quell'uomo? Scusate, non vi ho presentati. I signori sono gli acquirenti della villa di Anna Farian. Questo è il signor Saverio. Xavier, prego. Xavier Zoom, regista cinematografico. Salve. Piacere, Mary Luce. Molto lieto, signore. Signora, via, non si ricorda di me? No, veramente no, dove ci siamo visti? Lei mi avrà visto sicuramente. Possibile che non ricorda dove? Signora, non ricordo, la cosa mi imbarazza. Ma al cinema, perbacco. Ma dove vive lei? Mi scusi, signora, ma io non vado spesso al cinema. Non mi dica che non ho mai visto Vergine Stolta. Mi faccia pensare. No, non l'ho visto, no. E nemmeno Ultimo Cha-Cha-Cha a Bogotà? Ah, sì. E questo mi dice qualcosa. Ah, no, non mi sembra, no. Ma il povero Anna Farian me ne parlò, me lo ricordo. Ah, guarda, non sapevo che l'avesse visto. Mary cara, perdonami, ma dobbiamo salutare il signore perché ce ne andiamo. Che peccato. Spero ci rivedremo. Perché non viene domani sera? Vedrà come abbiamo trasformato la villa del compianto Anna Farian. Venga, spero proprio che sarà dei nostri. Arrivederci. Arrivederla, signore. Di nuovo le mie condoglianze e mi dica che programmi ha ora. Beh, hai ereditato una piccola fortuna. Voglio realizzarmi. La vita di provincia mi soffocava. Lo zio è stato davvero molto caro con me. Allora tanti auguri, signorina. Grazie. Allora mi raccomando, qualsiasi cosa vi servisse, telefonatemi. Grazie. Prego, arrivederci. Di nuovo arrivederci, signori. Allora, che cosa doveva dirmi? Beh, che sto seguendo una pista. Il nostro comune cliente era sì un tipo strano, però aveva ancora i riflessi prontissimi. La sua tesi non era poi mica tanto folle. Vuol dire che è stato ammazzato? Beh, a meno che non si sia affogato nella vasca da bagno e che poi abbia fatto quattro passi fino al mare. Ma è sicuro? Beh, stia a sentire, un mio amico giù all'obitorio gli ha trovato nei polmoni un bel po' di roba, è tutta superflua, e ha trovato anche del sale nell'acqua, ma sale da cucina. E chi può essere stato? Un po' di calma, una cosa alla volta. La nipote dice che non lo vedeva spesso, vedeva altri parenti? Boh, che io sappia, no. Meglio così, ma allora chi frequentava? Gente del cinema, immagino. Come Xavier De Zoom e Mary Luce. C'è una specie di colonia di vecchie glorie che abitano laggiù nella pineta, vicino alla sua villa. Ma chissà tutte queste cose. È il suo vice. Sì, quello che lavorava con lui. Come si chiama? Inutile. Non ricordo mai il suo nome. Dove posso trovarlo? Alla rivista. La rivista che dirigeva Anna Farian. Si chiama Film Culture.
Buongiorno, sono un amico di Anna Farian. Vorrei parlare con uno dei suoi collaboratori, solo che non so come si chiama. Sono io, per forza, non c'è nessun altro qui dentro. Entri, entri, non stia sulla porta, prego. Grazie, deve essere stato un brutto colpo per me. Ci può giurare, guardi come sono combinato qui dentro. Solo lui aveva la bacchetta magica per trovare qualcosa. Anna Farian per me non era un amico, non era un collega, era tutto. Senta, mi scusi, ma devo dirle la verità. Purtroppo io non ero amico di Anna Farian e sono qui per un motivo molto meno sacro. Mi ha mandato l'assicurazione. Quale assicurazione? L'assicurazione con la quale Anna Farian aveva stipulato una polizza vita. Ma la mia visita qui è del tutto fiscale. Ho solo qualche informazione da chiedere e per cui non le farò perdere molto tempo. E a chi è intestata la polizza, se non sono indiscreto? È intestata alla nipote, l'erede universale. C'è già stata la lettura del testamento. E perché? Ispirava in qualcosa? No, che c'entra? Io sono il suo erede spirituale. E che non credevo che avesse dei parenti. C'erano anche due suoi amici dal notaio, gente di cinema, un certo Xavier Desum e una certa Mary Luce. Mamma mia! E che ci facevano quei due? E perché? Non erano amici suoi? Amici? Il povero Anna Farian li detestava. Li vedeva come il fumo agli occhi. Eppure erano... No, aspetti, glielo posso dimostrare. Ecco, guardi. È del 24 marzo 1958. Senta un po'. La sceneggiatura e la regia del film Ultimo Cha-Cha-Cha a Bogotà sono inqualificabili. Il regista Xavier Desum niente aveva da rappresentare e niente ha rappresentato. C'è di meglio, eh? Mary Luce possiede soltanto l'enorme apologetico seno delle maliarde oggi in voga e lo accentua ispirando più che può. Ella proietta il suo cubitale seno contro tutto e contro tutti. Non è una donna, non è un'attrice, è solo una portatrice di seno. Dio come scriveva. Ha detto marzo di che anno? Del 58. Oh, mio Dio, è dimagrita, eh? Mi dispiace molto lasciarla, ma vado di fretta, sono in ritardo. Ho la proiezione di un film albanese, una rarità. Se le fa comodo posso darle un passaggio in macchina. No, grazie, ho l'autobus qui a due passi. Se avessi ancora bisogno di lei la cerco qui. Certo, io ormai di qui non mi muovo più, soprattutto da quando è morto Anna Farian. Almeno la sua rivista deve continuare a vivere, anche se ormai non la legge più nessuno. Non va tanto bene? No, non va per niente. Vede... Anna Farian era un uomo di grande rigore, non si è mai piegato alle mode. Da 20 anni a questa parte non ha mai cessato di ripetere che il cinema è morto. Ed è vero? No, per fortuna no. Anzi, io credo molto nelle nuove cinematografie emergenti. Perché non viene con me a vedere questo film? La proiezione all'ambasciata albanese. Grazie, non posso. Sarà per un'altra volta. Beh, allora, molto piacere. A presto e grazie di tutto. Arrivederci. Alto là, tu! Hai l'invito? E questo? Ah, è di Xavier in persona. Puoi passare. L'antica Roma ti saluta. Vuoi una scorta? Se non incontro dei cartaginesi posso arrangiarmi da solo. Ehi, mi vuoi passare quel fiasco? Te lo stai facendo fuori tu, davanti. Ma che cazzo dici? Ce n'è ancora più di metà. Ma come più di metà? È finito. Ma va, Samu. Ha ha ha!
Che bravo che è venuto, Don Moreno. Che sorpresa. Benvenuto al nostro club. Come sta? Bene, grazie. Ero molto curioso di vedere il cinema in carne ed ossa. E che cinema, caro Moreno. Quello degli anni più belli, anni 50, anni 60. Ma lo sa che questa sera ci sono delle vere e proprie celebrità? Gente che ha fatto incassare miliardi ai produttori. Nomi da prima pagina, eh? Ma scusi, bevo qualcosa? Peccato che sia arrivato in ritardo. Poco fa ho annunciato il mio nuovo film. La Venusiana. Vi piace? Beh, prima dovrei vederlo. Sarà pronto a Natale. È il mio grande ritorno. Una storia avvincente, ma moderna, moderna. Pensi che la protagonista viene da Venere, si innamora di un ingegnere e ci fa pure un figlio. Ma qui viene il bello. Il bambino è tutto verde. Un bambino stupendo, normalissimo, ma tutto verde. Capisce? C'hai ragione. Xavier, laggiù ti cercano tutti, sai. Ti aspetta. Uffa, che noia. Non posso stare dappertutto, eh? Dai, dai, che ti piace farti desiderare. Vengo, vengo, vengo. Scusi, dottor Moreno. Carissimo. Scocciatore, che pallone gonfiato. Io sono Orfeo Feroci. Mi ha riconosciuto, vero? Naturalmente. Lo ha rivisto l'ultimo schiaffo di Maciste? L'hanno dato a una televisione privata 2 giorni fa. Domani danno Ursus in convento. Mi raccomando, non se l'ho aperta. Oh, stia tranquillo, non mancherò, scherza. La catena! La catena! Stanno facendo la catena! Fate silenzio, non disturbate! Un po' di silenzio, per favore! Stanno chiamando Rodolfo Valentino. Venite! Rudy, ci sei? Rispondi! Nella tua vita chi è stato il tuo grande amore? Rispondi, Rudy! Chi è stato il più grande amore della tua vita? Chi è stato? C'è scritto Max. Ma chi è Max? Ma lo sapevo, lo sapevano tutti. Gentì, chiamiamo Gentì. E perché invece non chiamiamo Anna Farian? Ma che cavolo può dirci Anna Farian? Parlava così difficile che io non ci capivo niente. Ma è un morto fresco, potrebbe darci notizie di prima mano. Sì, sì, chiediamogli chi vince l'Oscar quest'anno. Vladimir Miroslav Anafarian. Se ci sei, batti un colpo. Dici se il tuo assassino si trova tra noi. Assassino? Che vuol dire? Assassino, ma che dite? Ha avuto un malore e ha annegato per un malore. Anafarian, il nome. Dici chi ti ha ucciso. Il nome. Ma questa è una volgare provocazione. Il nome. Anafarian. La luce! La luce! Accendete la luce! La luce! Oddio, si sente male! Basta, fuori! Si sta passando ogni limite! Basta, calmati, calmati. Questa è una vera e propria provocazione. Uno scherzo di pessimo gusto. Fuori, ho detto! Sì, sì, d'accordo, d'accordo, me ne vado. È stato solo un raptus di cattivo gusto. D'accordo, me ne vado. Avrei mai scoperto l'assassino di Anafarian? Da più di un'ora ci stavo rimuginando sopra, con un solo risultato. Ero pieno di sabbia, dappertutto. Nelle tasche, nelle scarpe, nelle mutande, perfino nel sigaro. Me la sentivo sotto i denti. La seduta spiritica, se non altro, mi era servita a far saltare i nervi a qualcuno. Ma di concreto cosa avevo in pugno? Niente. Solo i vaneggiamenti di una vecchia attrice isterica. Eppure non me ne volevo andare, al contrario. Volevo a tutti i costi tornare in quella casa, in cerca di non so cosa. Quanto avrei dovuto aspettare prima che tutti se ne andassero? Laggiù c'era ancora gente che si divertiva. Tira, mi smetto! No! Figli di puttana, se vi prendo! Certe volte stare fermi è più redditizio che darsi da fare. Forse avevo scoperto il modo con il quale il povero Anafarian era stato trasportato fino al mare. E forse stavo per scoprire qualche cosa d'altro. Finalmente, cara. Finalmente. Finalmente un corno. Sono 3 ore che ti aspetto. Abbiamo fatto tutto a modo tuo. Hai avuto la casa, no?
Se credi che io voglia continuare a stare nell'ombra, ti sbagli di grosso. Ma cosa dici, Giselle? Io... Ma che Giselle? Io mi chiamo Lina. No, 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 non va bene, Lina. No, ma lo vedresti tu sul manifesto a caratteri cubitali. Lina, Anna Farian e la venusiana? No. Non mi piace, Giselle, è vecchio come te, quella scorfana di tua moglie. Mi piace quando sei gelosa piccina. Oddio, non mi toccare. Ma aspetta, senti, passerottino, aspetta, passerottino, aspetta, fermati. Finalmente tutti se n'erano andati. Avevo campo libero. Avevo un obiettivo preciso, la stanza da bagno. Era la prima volta che cercavo un bagno con tanta frenesia senza averne bisogno. Allora mi venne in mente che i vampiri rifuggono con orrore da due cose: la luce dell'alba e la Santa Croce. Cos'era stato a metterlo in fuga? La luce dell'alba ormai vicina, oppure quell'oggetto che avevo in mano? Buongiorno, che fate, le pulizie di Pasqua? Buongiorno, peccato che non sia affatto una buona giornata. Non riesco a capire perché sto facendo tutta questa faticaccia. Chi me lo fa fare poi? La verità è che non riuscivo più a rigirarmi qui in mezzo a tutta questa carta che lui amava tanto. Non so cosa m'è preso, la morte del vecchio deve avermi sconvolto. Ma cosa ha fatto lì al collo? Ah, sì, è proprio di questo che sono venuto a parlarle. Sono subito da lei, stavo finendo un discorso, mi scusi. Faccia pure. Senti, allora siamo d'accordo. Comincia con quel pezzo sul neorealismo pakistano. Però lo devi fare di 60 righe, non di più. Ma io veramente avevo pensato di fare la recensione sugli incontri ravvicinati del quinto tipo. No, no, quella la faccio io, guarda, ce l'ho tutta in testa. Sarà una stroncatura che farà epoca. È ora di finirla con lo strapotere del cinema americano. Comunque adesso vai, per favore, ho da fare. Buongiorno. Ci vediamo.
Sa, non ce la facevo più da solo e così ho dovuto prendermi un vice. Ah, il vice del vice? Guardi che io sono sempre stato un vice, per modo di dire. Ho lavorato con Anna Farian per 10 anni, non un giorno. Comunque, non divaghiamo. Sono sempre più curioso di sapere cosa le è successo al collo. Ma che ce faceva con tutte ste cartacce? Che ce faceva? È roba per il cinema. È pura polvere. Lo possino ammazzarlo. L'hanno ammazzato. Noi avremmo finito, eh? Ma neanche per sogno. Tutta quella roba lì non la voglio più vedere. Quindi, come vede, non sono i moventi che mancano. La nipote ha avuto l'eredità. Xavier de Zoom ha ottenuto la villa. Tutti gli altri odiavano Anna Farian, senza contare il vampiro che mi è saltato addosso. No, quello non è un problema, lo conosco. Si chiama Sigfrido Lupescu, è di origine rumena. Pensi, una volta ha fatto il vampiro in un film e da allora ha continuato a farlo per tutta la vita. Ma è innocuo, è solo un povero scemo. Sì, sì, sarà pure un povero scemo, però morde. Mi ha aggredito proprio mentre ispezionavo la vasca da bagno. Io proprio per questo lo escluderei, vede? Secondo me l'omicidio d'Anna Farian, se d'omicidio si tratta, è stato un delitto intelligente. Sì, oserei dire perfetto. Ma il delitto perfetto non esiste. Che ci creda lei che è uomo di cinema è normale. Ma se ci credessi io che faccio il poliziotto, beh, dovrei cambiare mestiere. Poliziotto? L'altra volta non gliel'ho voluto dire, ma io sono un commissario di polizia, commissario De Falco. Alla centrale avevamo capito subito che c'era sotto del marcio. L'altro giorno le ho mentito soltanto per precauzione, ma adesso so che posso fidarmi di lei. Sì, capisco, ma non so come posso aiutarla. Ma io non le chiedo di aiutarmi a trovare l'assassino. In fondo, adesso, le cose sono anche troppo chiare. La persona che ha ucciso il povero Anna Farian fa parte sicuramente dell'ambiente della dolce vita. Lei conosceva bene Anna Farian e sa anche molte cose su De Zoom e i suoi amici. Quindi io conto molto su di lei. Ma dove ti hai ricacciato? Oh, per favore, non farmi scenate, non è il momento. Ho un lavoro che mi sta facendo diventare pazzo. Sì, tu e il tuo lavoro. Forse ti farà comodo sapere che sono stufo di combattere con i tuoi strani clienti. Ma di che mi stai parlando? Di una befana che mi ha mandato di traverso tutta la giornata. È arrivata qui all'alba. Prima voleva fare la sauna, poi ha chiesto l'ombrellone e alla fine si è misurata tutti i costumi da bagno dicendo che erano orribili. Vedessi l'aria che si dava. Ci ho messo 3 ore per capire che voleva te. E quando le ho detto che tu non c'eri, si è messa a strillare e si è barricata nel tuo ufficio. Ve l'ho detto e ve lo ripeto, parlerò soltanto con il giudice. Si calmi, signora, sono io il giudice, apra. Sorpreso, eh? Lei mi credeva una svampita. Io sono una grande attrice. E so anche fingermi stupida se il copione lo richiede. Ma quando dico basta, basta! Si calmi, signora. Qual è il suo problema? Senta, non mi parli con quel tono da produttore. E non faccia il finto tonto. Lei è una specie di poliziotto. E sta qui tra noi soltanto per indagare sulla morte di Anna Farian. Dato che uno di voi l'ha ammazzato, non capisco perché lei si stupisca tanto, signora. Come fa a saperlo? Non sono venuto giù con l'ultima pioggia e poi le domande aspettano a me. Non ce la faccio più. Mettiamo le carte in tavola. Tanto per come mi hanno trattata quei due mascalzoni, certo non sarò loro complice. Quali mascalzoni? Ho sbagliato a dire mascalzoni. Dovevo dire assassini. Azione! Stop. Ma che fai? Perché ti fermi? Ma se dici stop, perché devo scendere? Certo che devi scendere. Quando dico azione, tu scendi. Hai capito? Cominciamo. Mm-hmm. Pronti? Vai, azione!
Stop, stop, no, no, stop, stop. Perché? Non va bene? No che non va bene. Allora, non hai capito niente. Questa è la scaletta di un'astronave. Tu sei appena arrivata da Venere e ti incontri con il primo terrestre, hai capito? Una che è appena arrivata da Venere non sculetta come la cassiera di un bar. Beh, su, da capo. Pronta? Vedrai che adesso lo faccio bene. Azione, vai. Non guardare i gradini, tieni la testa alta. Guarda l'orizzonte. Vai, ecco, ecco. Ferma. No. No, 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 così, no. Vai, no. Vai al divano, vai. Il terrestre è lì, ferito. Ecco. È ferito, hai capito? È ferito, hai capito? Dai, ecco, dai. Bene, bene, bene. E stop! Basta così. Andava bene così? Sì, abbastanza. Ma lo dovremmo rifare perché non dovevi toglierti i veli. Ma così è più sexy. Questo è un film romantico. La sessualità della venusiana è astratta, un po' robotica, quasi... quasi elettronica. Ma io sono una donna. No! Tu sei un'assassina! Mary, ma che fai qui? Taci tu, che insieme a quella sciacquetta hai ammazzato quel povero vecchio. Sciacquetta a me! Mary, ti deve rassegnare. Tu sei il passato, lei il futuro. Il futuro lo passerete in galera, perché lei gli ha dato il cianuro e tu l'hai buttato in mare. E poi la venusiana sono io! Io sono la venusiana! Io! Ma che fai? Sei matta? No, non stai, stai buona, no! Non stai ferma! Ma che fai? È solo una bambina! Buona, stai buona! No, no, basta! No, stai tranquilla, brava! Smettetela! Avevo creduto di fare centro e invece avevo messo il piede nel solito triangolo. Nessuno di quei tre poteva essere l'assassino di Anna Farian. Avevo perso i miei migliori candidati. Adesso mi ritrovavo con un pugno di mosche. Buongiorno, c'è il vice? No, è andato a prendere un caffè. Ma torna subito, se si vuole accomodare. Mi scusi se non le faccio compagnia, ma sto finendo un pezzo e... Ah, è qui lei. Allora, ha scoperto qualcosa? Ho scoperto tutto. Può essere. Direttore, io ho finito, ecco. Ti avevo detto di farlo di 60 righe. Queste sono almeno 5 cartelle. Lei sa molto meglio di me che il cinema pakistano è molto impegnativo. Sì, sì, va bene, va bene. Adesso va, ci penso io a tagliarlo. Non ha ancora imparato. Ma imparerà, imparerà. Che cosa mi stava dicendo? Che credo di aver scoperto l'assassino di Anna Farian, ancora meglio, gli assassini. Gli assassini? Sì, appunto. Gli unici che avevano un movente. Desum, che voleva la villa, e la nipote l'eredità. L'hanno annegato nella vasca da bagno e poi l'hanno trascinato fino al mare. Una persona sola non ce l'avrebbe fatta. Maledetti. Ci sono le prove, spero. Il delitto perfetto non esiste. Guardi cosa ho trovato nello scarico della vasca da bagno di Anna Farian. Lo vede questo bottone? Appartiene all'assassino. Se si è staccato dalla giacca di Xavier,
ce l'ho in pugno. Sono proprio mortificato, ma lo vede che vita faccio? Non riesco mai a tirare il fiato. La stagione cinematografica sta per cominciare e le proiezioni si sprecano. E pensare che la gente crede che voi critici vi divertiate al cinema, quando invece... Quando invece è un calvario, come può constatare. Comunque, spero che ci rivedremo, anche se il caso è ormai chiuso. Oh, sì, il caso è chiuso, ma anch'io sento che noi ci rivedremo. Oh, guarda, ha perduto un bottone. Sì, dalla manica della giacca. Un bottone grigio. Spero che non sia questo. È proprio questo. Nessuno può immaginare quello che mi ha fatto passare quell'uomo. Ai festival mi pagava un panino un giorno sì e uno no. Negli alberghi mi faceva dormire al cesso, nella vasca da bagno. E lì gli è venuta l'idea. La vasca da bagno era anche il suo posto di lavoro preferito. Mi dettava i pezzi e pretendeva che io gli insaponassi la schiena con un sapone che puzzava di zolfo. Aveva un eczema. Era un individuo sgradevole, insopportabile, con tutte le sue fissazioni, il suo odio verso il mondo. Può darsi, però, tutto sommato mi stava simpatico questo Anna Farian. Se mi ha detto di non averlo mai conosciuto. Sì, è vero, ma a forza di incontrare gente che lo detestava, mi è diventato simpatico, capita. No, per me è stata la fine di un incubo. L'unica cosa che non rifarei è perdere quel bottone. Sarebbe stato un delitto perfetto. Sì, il delitto perfetto. Però lei il bottone non l'ha perso nella vasca da bagno. Ma l'altro giorno, quando ci siamo salutati giù nella strada, volevo ridarglielo, ma era già salito sull'autobus. E allora come ha fatto a scoprirmi? Questa è la sua firma? Sì, ancora non mi riesce bene. Lei crede ai fantasmi? No. Meglio così. Per favore, commissario, mi risparmi le manette. Le ho mentito più di una volta. Non sono un commissario, sono un ex giudice. Però non si preoccupi, qualche attenuante gliela concederanno. Lo spero bene. In 10 anni non mi ha mai fatto firmare un articolo. Le chiedo scusa, mi aspetti qui, devo fare una telefonata. Pronto? Il commissario De Falco. Era fatta. Quando lo consegnai nelle mani del mio amico De Falco, il giovanotto mi sembrò più che tranquillo. Oserei dire quasi soddisfatto. Una cosa era certa. Non sarebbe stato più un vice. Avrebbe avuto finalmente il suo nome e il suo cognome sulle pagine della cronaca nera. Morto mi aveva assunto, ma non conosceva la mia tariffa. Per me c'era la ricompensa testamentaria. Quella chiave mi sembrava un'eccellente premessa. Ciao, zio Tony. Ciao, Clara. C'è? Il tuo ex marito è in ufficio. Ah. Quando è che te lo porti via? È troppo vecchio. Lo lascio a te. Come? No. Senta, è a lei che interessa, no?
Beh, ha letto il mio annuncio. Mi faccia un'offerta. No, 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 no. Non sono un collezionista, no. No, no, non sono neanche dell'ambiente. Cosa? Gli speroni di Clint Eastwood? No, no, non faccio scambi. Solo in contanti. Beh, mi faccia un'offerta. Sì? Ah, no, 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 non bastano. Mi hanno già offerto il doppio. Sì, sì, l'ascolto, l'ascolto, dica. Ehi, no, ma che cosa fai? Ma dico, ma ti rendi conto? Mi dispiace, non posso andare a cena con uno che ha di queste perversioni. Ma lo sai che cosa hai fatto? Quello era il regipetto di Anita Ekberg nella Dolce Vita. Valeva un sacco di soldi. Mi avevano già offerto una fortuna, non immagini nemmeno quanto. Porca vacca. Beh, vuol dire che erano tutti sudicioni. Povero. Ti porto a cena stasera? Sì. Però paghi tu, eh? Uh-huh.